Questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è un evento raro, per la verità, a queste latitudini. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, che come potete sentire dai cori di incitamento sono accorsi numerosissimi. Siamo certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la differenza. Speriamo quindi che il calcio giocato faccia onore al loro entusiasmo. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Diamo il via alla partita. Questo errore potrebbe essergli fatale. Si libera la grande. Colpisce il pallone. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Alla peggio nello scontro di forza. Prova con la palla filtrata. Se ne va. Vinicius Junior! Oggi sono usciti dallo spogliatoio con una determinazione feroce. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Sono due i gol per lui in questo torneo. 2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Deve buttare dentro un cross. Si fa largo con grande determinazione. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ecco un'occasione di contropiede. Prova a lanciare il compagno. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ecco il tiro! Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Riceve il passaggio. Va il tiro! Ha sprecato una buona palla. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva Cavani. Occhio, può andare. Prova ad andare. Passaggio in avanti. È riuscito a passare. Filtra la palla in profondità. Prova ad andare via con eleganza. Cerca lo spunto. Intervento folle in area di rigore. Penalty concesso, diciamo che era evitabile. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Bel gesto tecnico. McTominay. Tocca in avanti. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. La prima mezz'ora se n'è quasi andata. Partita equilibrata, intensa, combattuta, come piacciono a noi appassionati di pallone.
Vinicius Junior. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Prova a tirare. Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di nulla. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Vinicius Junior prova a salire sulla fascia sinistra. Cross di Vinicius Junior. Ecco la respinta del portiere. La mette in avanti. Riceve un pallone interessante. Fallo, nessun dubbio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cavani. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Ha portato scopo. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. E passa. Va al cross. Chance per tirare. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Gol inevitabile dopo uno scivolone difensivo di quelle proporzioni. Cavani ha approfittato di uno sbaglione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. Il divario tra le squadre si allarga. Il Manchester United al calcio di punizione. Bruno Fernandes cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Questa è un'altra opportunità per... Prova la conclusione! E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Beh, credo che il risultato rispecchi abbastanza fedelmente quanto avvenuto in campo fino ad ora. Ossia, un buon movimento di palla e uomini, sia a centrocampo che nel reparto offensivo. Se al rientro dagli spogliatoi riusciranno a continuare su questi binari, il risultato finale potrà essere uno solo, Fabio. 3-1 e siamo nell'intervallo. Una partita divertente e, credetemi, ancora in qualche modo aperta. E iniziano i secondi 45 minuti. C'è la palla lunga in avanti. Scatta verso il pallone. Qui deve tirare. Non è riuscito a trovare il gol. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Decide di allargare il gioco. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ottima giocata. Si libera. Bella parata. Vinicius Junior. L'ha segnato ancora. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Ecco che è arrivato il terzo gol per lui nella competizione. 3 gol di vantaggio e risultato in tasca. Scatta verso il pallone. Ottimo dribbling. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. McTominay alla conclusione. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Arriva Cavani, la gioca sulla destra.
numero. Manchester United. Qui cercherà il tiro. Sembrano davvero non volersi fermare. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. McTominay di forza. Fallo, calcio di punizione. Palla a Tete. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Lungo pallone in avanti. Recuperano il possesso del pallone. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Pallone lungo, in verticale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bruno Fernandes. Duello fisico con l'avversario e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Vinicius Junior e conquista la palla. Gioca una palla lunga. Lotta, perde l'equilibrio. Cercano un'azione veloce. Cavani. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente, non vogliono concedere la possibilità dell'uno contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La gioca in profondità. Allarga il gioco a destra. Qui può partire il contropiede. Se ne va. E a tu per tu ci prova. Splendida reazione del portiere. Bello intervento difensivo. Bruno Fernandes ha provato l'azione individuale senza successo però. Riceve la palla. Cavani. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cavani. Riceve in ottima posizione. Cerca il numero. E può provare. E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Scatta verso il pallone.
L'avversario ha avuto la meglio. Calcio di punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. Ancora dentro. Parata notevole, non era facile. Ancora in mezzo. Può andare al tiro. Scodella in avanti. E l'arbitro chiude qui la partita. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. Che tipo di partita hai visto? Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Sol Leone, venticello, niente nulla. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Tra i più grandi stati d'Inghilterra, con i suoi 75.000 e più posti a sedere, l'Old Trafford di Manchester ospita le gare. Cerca la rete! Rashford! Palla al centro! Attenzione al tiro! Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Decidono di giocarla all'indietro. Scodella in avanti. Il Leeds sta attraversando un buon periodo dal punto di vista realizzativo. Sono sempre andati in gol nelle ultime 5 partite. Diakité. Foden. Ecco il tiro! Bella parata! Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Rodrigo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Antonio. Costringe l'avversario al fallo.
Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Prova con la palla lunga. Recuperano il possesso del pallone. Può segnare da lì. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. La mette sulla sinistra. Bell'anticipo, pericolo sventato. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ecco, prova a tirare. E c'è il Manchester United. Prima rete per il Manchester United. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Tentativo verso la porta. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quello di 1-0. Nelson. Che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. La appoggia sulla fascia. La mette in mezzo. E il portiere la fa sua. Lungo passaggio in avanti. Rashford. Rashford, occasione da rete. Sari possono solo prendere un numero di targa a questo punto. Il Manchester United ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Ci prova, il portiere si oppone. Tra quest'altra chance c'è la palla lunga in avanti. Soltanto rimessa laterale qui. Foden. Prova con il tocco basso. Rashford! Allontana il pallone. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Allunga in verticale. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Palla intercettata. Lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Gioca una palla lunga. Si ferma qui la manovra. Diakité sulla destra. Se ne va. Occasione. Pallone raso terra. Prova il tiro. Sembra non avere il totale controllo della gara. Da lì è senza difensori e in pensierino sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro.
primo tempo che finisce qui. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati migliori. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. 3-0, c'è una montagna da scalare per la squadra che è sotto nel punteggio. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Rodrigo si fa vedere per ricevere. Diakité. Tenta. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Rashford. C'è la palla filtrante. Riceve un pallone interessante. Riceve la palla. Ottimo intervento. Manchester United si salva in questa occasione. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare. Qui deve tirare. E il portiere dice di no. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Rodrigo. Pallone lungo in verticale. Martial cerca il numero. Martial, poteva essere il poker, il quarto gol. La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Errore qui, pallone sprecato. Martial. Rashford cerca la profondità. Sbattono ancora contro la difesa. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Secondo te doveva fargliene tre perché iniziassero a marcarlo in maniera più stretta? Prima no, eh? Scatta verso il pallone. E passa! Occhio al traversone. Sicuro qui l'intervento del portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Vuole la profondità. Rodrigo vuole la palla. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Palla oltre la linea, gioco fermo. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Un margine di vantaggio così ampio è un'ottima occasione per dare spazio a una giovane promessa come lui. Martial! Martial! Conclusione interessante, bella parata. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Fallo, nessun dubbio.
stanno per vincere un'altra partita e con questa sarebbero 4 di fila, impressionante. Scatta verso il pallone. Si libera la grande, può concludere. Vabbè, qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. Rodrigo, questa palla è per lui. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Pericolo in aria. Può provare. E sì, rete. Sono protagonisti di un dominio incontrastato. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. E ha avuto subito un grande impatto sul conto. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. E loro è un dominio assoluto. Marz, splendida reazione del portiere. Il portiere dice di no. Scodella in avanti. C'è il blocco del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio.
caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da casa. C'è ancora incertezza nell'aria riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona, ma per ora lo stadio è stato risparmiato. Certo, quelle nuvole minacciose all'orizzonte che sto vedendo non promettono nulla di buono. Comunque sia, che piova o che splenda il sole, siamo certi che l'atmosfera sulle tribune resterà vivace ed allegra. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. La partita è già cominciata. Lautaro Martinez. Ottima progressione, palla al piede. Cerca il tiro e c'è il gol del Manchester United. Prima rete per il Manchester United. Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Il Manchester United ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Lautaro Martinez. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. In avanti, vuol far salire i compagni. La sfera verrà rimessa in gioco dalla bandierina. Tocca con la testa e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Lautaro Martinez. Chance per tirare. Finalizzazione decisamente infelice. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lautaro Martinez. La gioca in profondità. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lautaro! Bella parata! Palla allontanata senza troppi complimenti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bastoni di forza. La butta via e fa respirare la difesa. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Tonali. Che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Lautaro Martinez. La prende piena. Ha mancato il bersaglio. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Ci mette il fisico e conquista il pallone. A sinistra con il passaggio. Lautaro Martinez. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Tenta. È in ottima posizione. Occhio alla conclusione. Si esprime in un buon intervento. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. In questa azione
mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Hudson-Odoi tenta la conclusione, hanno trovato il gol! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Il Manchester United può gestire un comodo vantaggio di due reti. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Cerca l'uomo là davanti, provano a partire in velocità. Grande prova di forza. Può tentare la conclusione. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. McTominay. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Tonali. McTominay la mette sulla sinistra. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Tonali. Cerca il tiro da fuori. Idea buona, precisione no. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Primo tempo che finisce qui. Che primo tempo hai visto, Luca? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Cerca di servire il compagno in avanti. Grande occasione. Lautaro Martinez! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Palla intercettata. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Hudson-Odoi! Il pallone spinge! Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. Difesa energica e decisa. Lautaro Martinez. Il Manchester United ha annichilito gli avversari a suon di gol nell'ultimo incontro. I suoi tifosi oggi sperano in un'altra prestazione maiuscola. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Lancio lungo del portiere. Che occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ha spazio sulla fascia, la mette, parata di Donnarumma. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. La marcatura stretta non è esattamente una soluzione elegante. E ora un duello tra lui e il portiere. E prova la grande giocata. Ha provato il tocco sotto, nulla di fatto. Ha fatto bene a provarci, ma il risultato non è stato quello sperato. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. C'è la palla filtrante. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario.
Prova a verticalizzare. Scodella in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Non impensierisce la difesa. Riceve la palla e trova bene il compagno. Cross in arrivo. Palla in avanti verso il compagno. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. Hudson Odoi, qui cercherà il tiro. La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Arriva nella tre quarti avversaria e passa. Foden qui deve tirare, non è riuscito a buttarla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Ha la possibilità di andare verso la porta. Occasione per il contropiede. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Il portiere la calcia lontano. Lautaro Martinez. Passaggio in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Non ci può arrivare nessuno qui. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Riesce ad intercettare. Colpisce! Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Giocatore al settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita con una prestazione da...
La domanda che ci stiamo ponendo è: pioverà o non pioverà? Beh, questa indecisione riguarda un po' tutti. I tifosi coraggiosi che si sono presentati in massa allo stadio quest'oggi sfidando le incerte condizioni meteo. Gli arbitri che preferiscono avere il massimo di visibilità. I giocatori che vogliono il campo al meglio. E anche te, Luca, magari, perché vedo che stai scrutando il cielo. Benvenuti a tutti voi che ci seguite, invece, ben al coperto da casa. Tra i più grandi stati d'Inghilterra, con i suoi 75.000 e più posti a sedere, l'Old Trafford di Manchester ospita le gare casalinghe di una delle squadre più vincenti della terra d'Albione. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Va via di forza. Non riesce a mantenere il possesso. Cavani. Alza la palla in profondità verso un compagno. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Cavani. Hudson-Odoi. Cavani. Cavani. Un grande riflesso qui. Salva la sua porta. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. C'è il colpo di testa. Tenta nuovamente. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. L'estremo difensore la calcia lunga. Passaggio in avanti nello spazio. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Il Manchester United dal calcio di punizione. Manchester United. Ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Cavani. Passaggio smarca. Cerca il tiro. Manchester United. Ed è il primo gol della gara. Non ha sbagliato. Ha battuto il portiere. Freddissimo. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato il suo movimento e poi ha gonfiato la rete. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. I tifosi volevano proprio questo, ma attenzione, è solo l'inizio. Valverde e conquista la palla. Hudson-Odoi. Cavani cerca di pescare il compagno col filtrante. Guadagna metri. Arriva Cavani. Bello intervento difensivo. Allontana il pallone. Cavani. Il Manchester United dal calcio di punizione. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo. Cavani. La palla interrompe l'azione. Allontana la palla. Riceve in aria. Lungo passaggio in avanti. Scodella in avanti. Manchester United ha una delle migliori difese del campionato. Nelle ultime 5 partite ha subito pochissimo. Foden. L'appoggia sulla fascia. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Cross. Passaggio intercettato.
ci mette il fisico e conquista il pallone. Va al tiro! Buffa di Pussello! Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Cavani ha fatto bene a crederci. Non tutti si sarebbero aspettati un errore in una zona così arretrata. Cavani, con questa rete, ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Manchester United può gestire un comodo vantaggio di 2 reti. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che 2 gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Tielemans, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Ottima, ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Cavani. Decidono di giocarla all'indietro. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ecco perché fanno così tanto movimento allora là davanti. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. Vediamo solo se ci riusciranno. Palla che esce. La mette sulla sinistra. Hudson-Odoi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Finisce qui. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Si ricomincia. Nessun cambio per le due compagini nell'intervallo, a quanto pare. Questa azione, mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Provano a ripartire da dietro. Castagni. Tielemans. Palla oltre la linea, gioco fermo. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Prova a giocarla in profondità. Cavani. Hudson-Odoi. Ci ha provato. Non è riuscito a servire bene il compagno però. Sbattono ancora contro la difesa. Sulla destra. Grande occasione. Cerca lo sprova la conclusione. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E Anacho. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Lotta, ma perde l'equilibrio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie.
Il Manchester United potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Valverde, di forza. Foden. Johnny Evans legge bene l'azione, blocca il pallone. Under. Johnny Evans. Tielemans. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Due sostituzioni, rapida successione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Possibilità di tiro. Slimani! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Tielemans. Castagne. Under. Foden. E conquista la palla. Tenta. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Almeno ci stanno provando. Mi chiedo se riusciranno a trovare la rete. Lautaro Martinez. Vinicius Junior. Lautaro Martinez. Under. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. La gioca in profondità. Lautaro Martinez! E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Under. Foden. C'è la palla lunga, in avanti. Foden. Allarga il gioco sulle fasce. La mette in mezzo. Clamoroso! E traversa! Allarga il gioco a destra. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. Tocco preciso. Pallone lungo in verticale. Tielemans. Didi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Lautaro Martinez. È in ottima posizione. Didi. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo concentrati.
Buon pomeriggio, il vostro Fabio Caressa che vi parla, pronto a raccontarvi questa sfida minuto per minuto. L'incontro di oggi ha tutte le carte in regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia. Ma a essere sincero, guardandomi intorno, mi sa che chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. C'è la palla lunga, in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Mbappé. Controlla la palla. Mbappé. E il portiere dice di no. Ha messo alla prova il portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. E va a colpire di testa. Fuori di poco, sfortunati qui. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Sicuri in fase di palleggio. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Mbappé. Mbappé. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Il Manchester United ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono... Mbappé! Conclusione sul fondo. Quando riesce a controllare il pallone così, ti si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Rashford. Prova a fare tutto da solo. Questo errore potrebbe essergli fatale. Preferisce il retro. Colpisce! E c'è il gol del Manchester United. Il Manchester United ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol.
Manchester United. Segna il gol che sblocca la gara. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Diogo Dalot. Di forza. Mbappé. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Arriva Mertens. Prova a verticalizzare. Mbappé. Ogbonna. Riconquista la palla. Tenta di scavalcare la mediana. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Pallone lungo in verticale. Mbappé. Ogbonna. Di forza. L'avversario ha avuto la meglio. Bastoni. Con il fallo. Hanno già riconquistato palla. Palla in avanti, verso il compagno. Si libera la grande. Mbappé! Grande occasione ma palo. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Bello intervento difensivo. Recupera palla con un ottimo intervento. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Riceve in ottima posizione. C'è il lungo pallone in avanti. Mertens non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Mbappé. Un intervento impeccabile. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Arriva Mertens. Sbattono ancora contro la difesa. Mbappé. Schiaccia il piede sulla cima. Mbappé. È un grande riflesso qui. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. È entrata! L'ha infilata nella sua rete! Da qui anche sfortuna. Può succedere, eh? Però un regalo così non andrebbe fatto. Primo tempo che si conclude dunque qui. Difficile dire con certezza se questo vantaggio di 2 gol potrà essere decisivo. Certo, al momento non vedo come gli avversari possano riuscire a invertire la tendenza nel secondo tempo. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento... Mbappé! Sembrano aver eretto un muro in difesa. Mbappé si propone in mezzo. Riceve la palla. E no, niente, è finito in fuorigioco. Il portiere la calcia lontano.
ci mette il fisico e conquista il pallone. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. E trova il compagno. Occhio al tiro. Il Manchester United ha una difesa molto solida che negli ultimi tempi non si è quasi mai fatta superare. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Rashford. Mbappé. Si fa avanti in territorio nemico. Mbappé. Tiro davvero da dimenticare. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Palla filtrante per Mertens. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Rashford lancia il compagno nello spazio. Da lì può segnare, guadagna chance per tirare. Eccola la rete! 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Un contropiede micidiale. È stata veramente questione di secondi. Non hanno concesso alla difesa il tempo di riorganizzarsi. Erano sempre un passo avanti. La loro rapidità è stata fondamentale. Mbappé con questa rete ha aperto il gol. Mertens! Grande parata che arriva al gol. Ci stanno provando un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti. Allarga il gioco con pallone a sinistra. La gioca in profondità. Mbappé. Si fa vedere. Mbappé. Finalizzazione decisamente infelice. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ottimo disimpegno, la spazza via. Occasione per il contropiede. Bella apertura. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. È normale che ci sia più attenzione là dietro. Qui giocano dei veri opportunisti, capaci di far male con una sola palla buona. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Scodella in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a giocarla in profondità. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso... Può provare! Salvati dal palo. Lungo passaggio in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Mbappé ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Mbappé. Cerca un'azione veloce. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Il Manchester United ha già la vittoria saldamente nelle mani. Mostrano un buon controllo del gioco. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Il giallo sembra la risposta adeguata, e infatti è così. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Parata di gol.
portiere dice di no. Ottima progressione, palla al piede. Riceve un pallone interessante. Trova il compagno in buona posizione. Scodella in avanti. Opportunità di ripartire. Ecco il filtrante. Palla filtrante per Mertens. Parata di Donnarumma. Al portiere c'è. Mbappé. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti, trovando spesso il gol.